sono state numerose segnalazioni di letteratura di un'associazione tra il rischio di ammalarsi di Covid-19 e il gruppo sanguigno. Le prime segnalazioni vengono dalla Cina e poi ci sono state altre segnalazioni negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra. Abbiamo voluto verificare anche noi questa ipotesi, questa associazione, e noi assieme ai colleghi di Pavia siamo andati a confrontare il gruppo sanguigno di circa 500 donatori di plasma iperimmune, cioè pazienti guariti dal Covid-19, con altrettanti donatori di sangue non malati di Covid-19. Direi, e con grande sorpresa abbiamo visto che il gruppo 0 era meno rappresentato nei pazienti guariti da Covid-19 rispetto alla popolazione di controllo, 36% rispetto al 43%. E quindi questa differenza abbiamo visto che era anche statisticamente significativa. Abbiamo analizzato solamente il gruppo 0 perché invece il fenotipo RH, l'RHD, segue un'altra tipo di genetica. Il meccanismo è stato anche individuato ed è questo: il virus Covid si tappezza di antigeni di gruppo A per riuscire a mimetizzarsi nei confronti del sistema immunitario infettato. Gli anticorpi, gli individui di gruppo 0 hanno anticorpi anti-A e anti-B, per cui negli individui di gruppo 0 gli anticorpi anti-A si legano al virus neutralizzandolo e contribuendolo quindi all'eliminazione del virus. Quindi il plasma iperimmune, oltre a contenere anticorpi specifici contro il virus, contiene anche anticorpi di gruppo A che aiutano ad eliminare il virus. Un altro dato importante è che abbiamo visto che questa correlazione riguarda il rischio di ammalarsi, ma non la gravità di malattia. Cioè una persona di gruppo 0 ha circa un 25% minor rischio di ammalarsi di Covid-19 rispetto alle persone di gruppo non 0, AB e AB, però una volta presa la malattia non è meno grave rispetto agli altri gruppi sanguigni.